Ciao! Se vuoi supportarmi sulla piattaforma Viola, con Amazon Prime la sub è gratuita! Oppure puoi pagarla 3,99€. Dai, 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 supporta un bro! La tana del ferito, oh oh oh. Ciao, Broderigno! Berlusconi esonerato. Oh. Bossetti. Comunque la chat di Twitch è particolare. Sì, la spacca. La chat ti manca Twitch. Un po' Twitch, dai. Mi manca, ma fatto secondo me quando c'hai voglia di farlo. Io quando c'ho le ore da fare, una rottura di coglioni. Cioè, ma che. Perché tu hai il contratto, devi fare le robe. Ma non sembra, ma guarda che è un lavoro veramente. Una rottura di cazzo. Quanta gruelica. Che ti asciuga la vita. Pedale. Tu quante volte le fai? Io dal lunedì. No, dalla domenica al giovedì. Oh. Ma infatti non so come fare. Ma infatti una puntata su un podcast che farai quando lo farai sui disturbi dello streaming. Porca troia. Minchia, ma invita, ma infatti, tipo, Blur, invita i, cioè. Ma anche Marra, cioè io Marra non so come fa. Guarda che lui un certo periodo faceva le live al Cerbero. E veniva a Muschio. Sì, ma non è solo che veniva a Muschio. Cioè lui a Muschio era cioè collaborava, aiutava, si sbatteva un sacco. Cioè infatti dicevo non so come cazzo fai. Cioè. E tu avevi raccontato nell'intervista, cioè a Muschio avevi raccontato che Twitch tu l'hai provato per un tot e volevi morire. No, perché dopo un po' non sai più che cazzo dire, capito? Cioè io adesso magari oggi mi siedo, sono stato fermo un tot e quindi ho delle cose da raccontare, da dire. A un certo punto o ti metti lì e fai dei format specifici, non sai che cazzo che però ti durano quanto? Un mese? Cioè fare quindi devi fare. E secondo me il gioco non vale la candela. Cioè in Italia, cioè, oddio, poi non vale la candela se non è il tuo impegno primario. Sì, se esatto, il primario, esatto. Non vale la candela. Però se tipo tu dici sti cazzi, cioè, questo mi ha fatto ridere. Perché ti ha fatto ridere? Non lo so, mi fa super ridere queste domande qua. Potevi invitare Blur a Muschio, ma l'aveva invitato, ci ha pisciato lui. È vero. Io immaginavo, l'ho pisciato. Forza Trapani, Rovazzi lo sente, hanno fatto una storia insieme. Sì, l'abbiamo visto, ho visto. Fede, se mi depilli il culo, se mi depillo il culo mi doni 1.000€. No. Ma ecco, questa domanda è una domanda che hanno fatto a Drake in un'intervista. Cioè? Tu. Se mi depilli questa. No, tu saresti in grado di comprarmi una Lamborghini? Ah, è la tipa. And don't care about that. È la Abby Hoffman, come cazzo si chiama? Don't care about that. Cioè, mi sono anche scritto con lei e gli ho mandato il mio video di io che mi faccio il bidet con Logan Paul a Muschio. No, non io che mi faccio il bidet. C'era la puntata di Muschio dove mi faccio il bidet. Cioè, che dovevo spiegargli cosa facevo, che podcast avevo. Gli ho detto, guarda, ho insegnato a Logan Paul a usare il bidet. Non mi ha mai. Mi ha risposto, non mi ha più risposto. Forse la comunicazione non era top. Ecco, bella la domanda. Tu? Tu pensi di poter essere in grado di comprarmi una Lamborghini and I don't care about that? Cioè, mi compri una Lamborghini e il tuo conto bancario, cioè, non ti dimentichi di avermela comprata? Sì, ma che domanda del cazzo è? Cioè, la stessa che hanno fatto a Drake, eh? Va bene, ok. In realtà, secondo me è una domanda che dà comunque l'idea. È solo per cercare di capire quanti soldi uno ha. Beh, cazzo, uno che ti dice io ti potrei comprare una Lamborghini. Innanzitutto, e la sera e dopo 2 ore mi dimentico di averlo fatto. Sì, ma dipende da quale Lamborghini. Huracan, Aventador. Una Lamborghini da 200.000 euro. Che non esiste. Usata, dici. Facciamo una Lamborghini da 200.000 euro. Uh-huh. Tu potresti comprarmela e dire dopo 3 ore mi sono dimenticato. Sì. Sì, vabbè, ma è una domanda del cazzo. Perché sembra che uno caga i soldi. Sì, vabbè, ma non è che li cago. Che c'è un'azienda, lavoro. No, beh, cioè, anche, ma è dispregiativo. Anche John Elkann potrebbe farlo. Ma certo, capito? Ma infatti non è dispregiativo. Anzi, ma adesso no, però tanto, se lo chiedi agli artisti, sembra quasi che ti dicano, fanculo e non danno valore al denaro. Tu, oltre che un artista, sei anche un imprenditore. Cioè, dovrebbe essere un vanto per te poter rispondere così. Non dovrebbe essere uno tipo, vuole flexare il fatto che c'hai i soldi. Sì, però secondo me molti lo percepiscono così. Ma sti cazzi infatti, certo, cioè, okay. Dovrebbe essere una roba tipo no, io non posso, no, non posso io, ragazzi. Tu sei uno di quelli che fa finta di avere meno soldi di quelli che ha. Perché? Perché si vede, sei uno che vabbè. Cioè, senso. Tutti dicono sì. No, non ho più soldi, non, cioè, non... Vabbè, cioè, nel senso, c'ho le mie cose, insomma. È vero. Tu sai chi è? Guarda. Lui è Mister. Guarda, ti faccio vedere il mondo di Twitch. Lui è Mister Kezra. Mm-hmm. Mi ha donato. Adesso non si vede totale. Ma mi ha donato 4.000 abbonamenti da quando mi segue. Cioè da settembre. Troia, grande. Mi ha donato 20.000 euro. Porca puttana, grande. Un grande. E l'hai mai visto dal vivo? Sì. Cioè, che lavoro fa? Ma è giovane? C'ha 29 anni. E lavora? Fa videomaker per un'azienda grande. Farmaceutica. Grande, mitico. Sì. Ma lui è molto simpatico. Ferez, comprati il bar. Minchia, compra una squadra di calcio.
No, non ho. A parte Kings League, però no, comprati... non ho così tanti. Vedi, ecco, quello è uno step. A parte che è un debito ambulante comprare una squadra di calcio. Ma perché dici che non è neanche un investimento? Ma va. Beh, però se prendi tipo una squadra di calcio del cazzo e la fai diventare una squadra di fenomeno. Ma che voglia, se mi piace, a me non mi piace. A te non ti piace il calcio? A te ti piacciono degli sport? Basket? Basket, no? Basket, non mi piace, cioè calcio. Non frega un cazzo il calcio. No, l'ho seguito un po' adesso per Bohème col Milan, ma non è che... Ma tipo squadra che simpatizzi? Il Milan perché... Per Bohème. Perché sponsorizzo il Bohème. Però tu non te frega un cazzo proprio. Banalmente no. Infatti anche quelli che dicono, oh, sponsorizzato, neanche tifoso. Ma che cazzo vuoi? È un'azienda, è un brand, ma posso anche sponsorizzare una squadra che non seguo. Cioè, non è... Qual è il problema? Perché pensi che tutti quelli che Emirates... Emirates c'è il tifo che tipo, che cazzo gliene frega? No, è veramente... Sì, io di fly Emirates lì che fare il tifo le partite del mio. Giustamente. Formula 1, Formula 1 segui? Boh, più o meno. No, i miei amici, ho degli amici che sono proprio fissati, fanno addirittura le corse, però io no, mi faccio spiegare da loro. Tu sei vegano, no? No. Wow, minchia. Oggi alle 2 c'è una finale di NBA. Ma che finale? Boh, ho scritto 1. Gara 1 Finals, chi c'è gara 1? Che cazzo... Mi sono perso dei pezzi, chi c'è? Ma no. Dallas, Boston... vince Dallas, secondo me. Ma hai messo le scarpe senza calze? Sì, chissà, chissà che odorino. Infatti Red Bull e via, non posso prendere la Red Bull io. Ah, è vero, questa cosa, vabbè, non so se posso chiedertela. Però volevo chiederti, tipo, tu hai delle precauzioni, tipo, nella tua vita a livello proprio fisico? Sì. Non posso, non posso fare, cioè prendo sempre un medicinale per evitare che mi vengano i buchi nella pancia. Poi mi capita spesso che mi svegli con dei crampi fortissimi. Tra l'altro, l'altro giorno a Zurigo sono finito in ospedale perché durante la notte come se mi pugnalassero la pancia. Però perché a me mi hanno tolto vari organi e li hanno ricuciti. Poi io l'estate scorsa mi è venuto, tra le varie cose del culo che ci ho avuto, mi è venuto pure il fuoco di Sant'Antonio, che è una roba terribile, cioè fa male boia. E mi è venuto anche pesante, ho preso un sacco di antidolorifici e da lì mi sono venute le emorragie e ho perso metà del sangue che avevo in corpo. E quindi adesso praticamente devo prendere gastroprotettori a vita, enzimi del pancreas, perché se no io praticamente non assimilo quasi niente di quello che mangio. Quindi dovrei mangiare di più, però non c'ho lo stomaco piccolo. Non posso bere super alcolici, non posso... Quindi tu non puoi, obiettivamente non puoi ubriacarti? No, aspetta. Posso bere vino, banalmente. Però tipo un gin tonic non potresti? No, infatti no, preferisco bere vino. Cioè se proprio devo bere, bevo vino. Non posso bere super alcolici, non posso mangiare piccante. Poi ogni tanto lo fai, ovviamente. Ah, chiaro. Però poi devo stare sotto controllo. Cioè, oggi ho fatto la gastroscopia perché sono andato in ospedale l'altro giorno e quindi devo fare del TAC, cazzi vari. Poi devo fare tutti i controlli. Sono varie robe. Cioè, non è, tutti mi vedono così e poi io non parlo più tanto dei cazzi miei. Però ovviamente, cioè, mi hanno messo non so quanti cazzo di punti sono. Come li conti i punti? Vabbè, comunque c'ho metà pancia aperta. Però siete più... Sì, e sai cos'è? Che dove mi hanno ricucito gli organi c'è la cucitura, banalmente, e lì ci sono le aderenze e quindi, cioè, è molto più alto il rischio che ti si perfori. Più che lo stomaco, a me l'intestino. Cioè, praticamente il pancreas me l'hanno tolto quasi tutto, c'è un pezzettino così, mi manca il duodeno, la cistifellea, un pezzo di intestino. Ma perché? Perché il tumore al pancreas aveva una sorta di metastasi con gli organi vicini? No, perché se tu... Per togliere la testa del pancreas e ricucire la coda devi tagliare delle robe, banalmente. E quindi non ho più il digiuno, cioè mi mancano delle robe. Infatti digerisco di merce. Non è una vita che ci devi fare l'abitudine, però è un po' i problemi di stomaco. Poi, cioè, onesto, non è che in questo periodo riesco proprio a essere super morigerato, ecco. Aspetta, morigerato? Non riesco a essere straight edge. No. No, orca puttana. Non riesco a seguire ciò che dovrei fare in maniera totalmente lineare, ecco. Attento. Eh? Non riesco a stare attento. Sì, va bene, ok. Puoi suonare il tamburello? Il tamburello? Ma sì, dovrei. Vai. Non so, beh, cosa suoni? Questo è il bongo. Eh?
Cosa devo fare? Oh, brano, questo sparca. Vabbè, bel momento, tieni, te lo riparo. Oh, Fede, ma quando... Vabbè, mi levo dal cazzo, no, raga. Ma io, Fede, ma guarda, ma... Che è uscito il tuo disco, dai, fammi sentire una canzone, dai. Vai, fammi sentire una canzone. Non lo so, scegli tu. Scusami. Va, va, va. Va, 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 dopo serata pronto. Ma, poi... ma non è vero! Ti vengo a prendere piccola, sono già... Ma non è vero! Dai, ma non è vero, non ho scritto questo. Non vedo l'ora di vederti nuda. Non, è, non sto scrivendo. Ma virgola. Non sto scrivendo. Secondo te, se io tipo vado sul tuo Spotify, no? Io adesso apro Fedez. E vado sul tuo profilo Spotify. Facciamo così, io adesso apro ogni disco. E tu mi devi dire secondo te qual è la più sottovalutata di ogni disco. La più sottovalutata di ogni disco? Anzi, le due più sottovalutate di ogni disco. Disumano. Le due, più, le due tracce più sottovalutate. Vittoria. Ok. Cioè, Vittoria è un testo della Madonna, secondo me. E basta. Cioè, sottovalutato nel senso che vedi magari gli ascolti e dici... Ma, sì, sì, Vittoria. Ah, c'è scritto quanti ascolti ha? Cioè, quanti ascolti ha Vittoria? Un cazzo, un cazzo. 3.500, no, niente. No, no, Vittoria è bellissima. Guarda che testo è stupendo, eh. Cioè, io mi immagino mia figlia quando l'ascolterà da grande. È lì, capito? È lì pronta per lei. Bello, però... bello. Ah, no, ce n'ho una che posso farti sentire perché non uscirà mai. Che è molto bella. Se me la mandi su WhatsApp la metto... Sì, è il remix... Vabbè, intanto aspetta, finiamo questa roba che mi interessa. Il remix di Cigno Nero con Rondo. Parole Airlines al volo? Due tracce sottovalutate di Parole Airlines? Il testo di questa è devastante. Record mondiale, bellissimo. Il testo è devastante. Bellissimo. Cioè, a metà della, dei trapper italiani non riuscirebbero a fare anche un testo. Record mondiale è bellissimo. È la storia del litigio. Attacco io, attacchi te. Con un cielo così grigio che a tratti sembra me. Comunisti con Rolex? Comunisti con Rolex... Raga, non scrive tutti i giorni Ferenc, basta. No. Cioè. Comunisti con Rolex, Milano intorno, era bella. Scritta con Calcutta, tra l'altro. C'è la... senza salsa piccante. Io credo nella gente ma non sono praticante. Beh, io credo nella gente ma non sono praticante. È bellissimo. Praticante. Tu sai che però si fanno bannare da Twitch, vero? Perché? Perché? Perché hai i diritti di queste canzoni. Ma vaffanculo, hai presti quest'altro. Ma vaffanculo. Populista invece, secondo me, boh, non lo so, mi sono rotto le balle. Ti faccio sentire il pezzo nuovo. Mi sono rotto le balle. E anche io, vediamo, me l'avevo girato lei. Anche io. Link. Non uscirà mai perché? Non lo so, perché ci siamo incasinati con Rondo. Non so. Ah, è con Rondo? Sì, è con Rondo. Come te la mando? Ecco, su WhatsApp. Non lo so, sai che non lo so. Non so che cazzo, non so, ci siamo persi. Poi magari la, la tiriamo fuori, non lo so. Ma cioè, quando i pezzi no, si perdono... Ma no, secondo me non uscirà mai. Secondo me la, la, la playiamo adesso e non uscirà mai. A meno che non diventa tipo super virale, capito, che dice ok, la facciamo uscire, ma se no... E un testo è molto bello che... così, giusto per farvi capire che esistono varie facce della stessa medaglia in cui uno può raccontare la propria vita. Cigno Nero Drill. Cigno Nero Drill. Che brucia il vento la consuma. Non hai mai sentito la mia strofa? La nostra storia, non è vittoria. Tu che mi abbracci in sala operatoria. No, è l'unica che posso farti sentire. Ce ne ho alcune bellissime, cazzo, non posso farle sentire. Ma perché? Chi è che ti potrebbe mai rompere i coglioni a te? No, che non ha senso. Ok. Sì, no, è perché dici se sei fuori con Sexy Shop. Capito, cioè non ha senso. Appena uscito il pezzo. Fiorita. L'hai chiesto tu il feat a Emi o te l'ha chiesto lui a te? No, con Emiliano, allora ti spiego perché, era un pezzo da fare con, dovevo decidere se farlo da solo o con qualcuno, ma poi sai cos'è, sull'estivo è un po' un palo nel culo fare i featuring perché è l'unico periodo dell'anno in cui i giochi un po' sono fatti, quindi devi capire se ci sono artisti che ti piacciono che non hanno già il pezzo fuori banalmente, certo. No? E... sapevo che avevo parlato con Tony, con Emi, poi non mi ricordo chi altro. Cioè, anche Tony che c'era la roba che... Sì, sì, quindi banalmente bisognava capire chi era libero, non aveva altri progetti, però banalmente volevo farlo con un rapper,
capito? Cioè, mi volevo farlo con una voce maschile. E mi avevano detto che, perché Emiliano lavora molto con Federica Abate, uh-huh, e quindi mi ero visto con Federica. Federica mi fa: guarda che Emiliano è impazzito per il pezzo. E gli ho detto: allora cazzo, vediamoci. Però quando vi detto, quando vi siete detti vediamoci, avevate già chiarito gli scazzi che avevate avuto? No, noi abbiamo chiarito la sera del release party di Tony. Ah, ok. Quello lì, io, è successo tutto quello che doveva succedere e mi sono anche chiarito con Emiliano quella sera. Siamo andati su il tetto del locale, da soli io e lui, ci siamo chiariti. Era una roba semplice da chiarire, no? Sì, certo. No, però vabbè, ma sai... Allora, guarda, io Emiliano lo conosco da quando ho 16 anni. Ne abbiamo passate di ogni. Cioè, nel senso, lui ha avuto successo prima di me, ci abbiamo scazzato mille volte. Però banalmente, cioè, quando ci ritroviamo in studio, cioè, c'è per quella roba di tipo semplicità ragazzini. Ma mia mamma gli teneva la testa mentre vomitava che veniva a casa mia, e viceversa sua mamma a me. Quando è venuto a mancare suo papà, io ero, avevamo 18 anni, 17 anni, ero al funerale con lui. Cioè, sono cose che non puoi non dimenticare, capito? C'è Davide che fa la sua incursione. C'è il Da Supreme, è grande, come sta? Probabile. Sicuramente in chat, probabilmente. Grande. No, non è in chat. Non è in chat. No, ma adesso stanno taggando tutti, ogni tanto passa. Da Sup, sei qui? Counter banalmente, è vero? Perché dico sempre banalmente, raga? Sì, banalmente lo dici un po', effettivamente. Devo trovare un sinonimo. Tipo una di bestemmia. Chi chiede di Fedez ad ogni intervista? Fede, che ne pensi della guerra in Ucraina? E mi ha pensato di prendere un bunker in Svizzera. Comunque la gente si impegna. Sì, sì, sì. Cioè, veramente pazzesco. Droppa, per favore. Jamie Tights mai cagato? In che senso? Che ne so, se non ho più poi idea. Dici sempre banalmente come Giorgia Meloni. Anche Giorgia Meloni lo dice, eh? Boh. Baby Gang sarebbe un bel fit, ovviamente. Ma adesso lui è ancora dentro o è uscito? Boh, io no. Sai che lui è enorme in Francia? Ma lui non ha visto quanti ascolti ha su Spotify? No, vabbè, ma togli gli ascolti. Cioè, io conosco proprio gente francese che è proprio fan. Sfegatata di lui. Minchia, lui è gigante in Francia. Secondo me è l'unico trapper che ha veramente fatto successo all'estero. Vero, non finto. E perché secondo te? Perché essendo, cioè, conosce secondo me quello che piace ai francesi. Francese non è solo Francia, sono anche tutte le colonie francesi, no? Ok. Ah, ma è vero, ma quella roba lì non l'ho capita nemmeno io, ma la roba del Matador? Cioè? Io, scusami, io, utente medio, apro TikTok. Eh no, mi faceva ridere, infatti l'ho chiamato e gli ho detto: senti, fai il TikTok così tutti pensano che ci sei anche tu nel pezzo, ma poi non ci sei. Poi mi faceva ridere, no? Era un po'... Ma io non avevo capito questa mossa di marketing. Dico il TikTok del Matador, cazzo, Matador ha spaccato, canzone con Ferenc Mischilla. Ah, era e per... se la canzone non c'è Matador. Era per destabilizzare, così. Boh. Perché non sapevo... Io questo cazzo di TikTok non riesco a starci dietro, perché ormai c'è, cioè, gli artisti, TikTok è quasi complementare. Certo. E a me sta roba un po'... Cioè, infatti io oggi ho fatto un cazzo di TikTok con la canzone, ma non... Io non è che quando scrivo una canzone penso al cazzo di TikTok, no? Sbagliando in realtà, perché poi ti trovi in queste situazioni in cui devi fare sto cazzo di TikTok di merda e non sai cosa fare, no? Mentre invece ora, secondo me, molti artisti giustamente scrivono anche pensando poi al TikTok. Questa qua potrebbe diventare virale, questa frase. Eh sì, io non devo dire la verità, non è che ci ho pensato molto su sta roba. Dipende che tipo di musica vuoi fare. E quindi mi sono ritrovato che dovevo spingere sto cazzo di pezzo su TikTok e ho chiamato il Matador e faccio: fallo tu. Grande, bro. Dai, bro, va bene. Facciamo il pezzo insieme. Sì, sì, sì. No, 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 ma io e il Matador abbiamo dei progetti fighi insieme. Matador è un fenomeno. Sì, sì, ma sta grattando come non so cosa. Ma guarda, però... che fortissimo, secondo me. Sì, guarda, sì, che sì. Scrive bene, eh. Hai il pezzo, quello che ha fatto, quello serio, che parla della sua famiglia, quello, guarda, che è un bel pezzo. Ma lui spinge di brutto. È un bel, cioè, sa fare il cazzone, ma sa anche scrivere seriamente. Ho presto una bella serata, sei divertito? Sì, dai, sì, dai, mi levo dal cazzo. Ti sei divertito, no? Cazzo, è l'una già. Sì, sì, no. Ci diverte il tempo. Chill, vuole. Dai, serata chill. Oggi ero un po'... Mica, perché quando ti addormentano comunque secondo me c'hai un po' i postumi della... Ah, perché tu oggi hai avuto l'anestesia? No, ma io già mi hanno ricoverato... Cos'era? L'altro ieri sono andato al pronto soccorso e mi hanno sparato in vena il fentanyl per i dolori. Infatti ho detto: cosa mi avete dato? Fa un po' di fentanyl. Faccio: porca puttana. Cioè, fa i servizi su... sulla Rai. E poi vabbè, ovviamente ospedali di Zurigo, cioè rispetto all'Italia... Top. Ma minchia, mi hanno dato delle robe che non esistono qua. Mi hanno dato un antidolorifico che si respira, che si inala. Che dici, meglio? È perché per me è meglio, perché posso prenderlo perché non mi spacca lo stomaco. E però in Italia non esiste. Oggi sono andato dal dottore e ho detto: ma ce l'avete l'antidolorifico che si inala? E fa: no, non c'è in Italia. Boh, non so, così mi hanno detto. E oggi invece altra pera di fentanyl per fare la gastroscopia che mi hanno addormentato, e quindi sono un po'... Un po' sminchiato. Sì.
È stato divertente, dai. Sì, sì, Knight. Alla fine abbiamo fatto un sacco di cose. Perché la gente ce l'ha con Knight? Cioè, scrive Knight? Perché è il mio idolo. È il tuo idolo? Sì, ogni tanto lo spam. Non è grande. No, perché doveva. Doveva passare prima a salutare, ma. Fammi vedere se mi ha scritto qualcosa. No. Probabilmente la faremo lunedì. O insomma, settimana prossima. Ma i miei preferiti sono me, Knight. Ah, Benji è una storia vera? Sì. Cioè? È una cosa autobiografica? No. Sì. Ah, ok. Vabbè, non voglio sapere. No, è tipo uno dei tasti dolenti della mia vita. Ah, chiaro. Bello figo? Mitico, numero uno, leggenda. Adesso sta registrando bene, hai visto? Sì, ma io ho una roba che... Io l'altro giorno ho visto un TikTok, bello figo davanti, tipo... È una leggenda. 2000 persone che fa... Mi fa un pompino e tutti, mi fa un pompino. Adesso credo abbia firmato un contratto con una major. Io ho detto, ragazzi, cioè, follia. Infatti ho visto sto video, di tipo, me lo succhia fino alla gola. E tutto il pubblico che canta, me lo succhia in gola. Cioè, cosa? Com'è possibile questo mondo? Secondo me la gente si è un po' rotta il cazzo di... Del politicamente, di stare negli schemi. Sì, secondo me sì. E io, onestamente, mi sono rotto il cazzo, quindi... Sono rotti i coglioni, che devi stare attento a qualsiasi cosa dici, qualsiasi cosa fai. Sì. Basta, raga. Cioè. Sti cazzi. Ma che poi è la verità che non gliene frega un cazzo a nessuno. Sono un pretesto per romperti i coglioni. Se la gente gliene fregasse davvero qualcosa, avrebbe forse senso. La verità è che non gliene frega un cazzo a nessuno. No, sì, se tu dici. Oh, sì, mi ha succhiato il cazzo. Non è che la gente non è che dice. Oddio, ha detto. La gente. Ah, ma anche l'altro giorno ho letto un commento che avevano fatto ad Anna Pepe. E tutti, sì, l'ho visto quella clip. Vabbè, ho letto un commento, raga, cioè, qual è il problema? Sì, follia. È uscita una hit bella figa. L'ho vista, è quella che ho visto in live, dove canta davanti a 10.000 persone che gli fanno un pompino. Quella lì è follia. Beh, ma lui è leggenda, dai. Ah, è vero, tu prima, se tu dovessi, faresti l'ibernazione prima di morire? Ma subito, ovvio. La criostasi, andassi in criostasi sicuro? Ma minchia, lo so. Io pure io. Che mi sa che non serve un cazzo, sei solo un cadavere congelato, secondo me. Vabbè, mille anni troveranno... Se tra mille anni se ti svegliano, tu ti trovi Fedez a dire io sono Fedez. Magari hai i ricordi tipo di essere Fedez e tipo la gente dice ma chi cazzo è questo? Ma che bello, che top. Anche top, vita. Però tanto ho tutti i soldi che hai in banca. Quello è un po' meno. Quello è un po' meno top. È un po' meno bello. Un po' più sbaglio. Però in teoria se li lasci in banca con gli interessi sei miliardario. Perché dico è morto sti cazzi. Dai, mica li lasci e ti pigli tutti gli interessi. Come dovresti metterli tipo sotterra. L'unico modo per avere i soldi protetti in 100 anni è come metterli sotterra. Segnare una coordinata e dire ok, sono lì. È l'unico in banca, figurati. Nemmeno. Ariete. Dai, adesso vai via che vogliamo sentire i commenti sull'album. No. Ciao ragazzi, vado via. Ciao ragazzi. Buona Fede, vuoi? In bocca al lupo per il disco. Oh, grazie, Fede. Oh, grazie per aver accettato l'invito. Ma di che, grazie a te. Grazie a te per aver ascoltato il brano. Ma di che, figurati. In bocca al lupo per il CD. E il CD. Non so se c'è Duzzo. No, non so. Solo che è in live da 3 anni. Come in live da 3 anni? C'è Duzzo. Cioè, c'è un tizio che è in live da 3 anni. C'è Duzzo. Porca troia, che live da 3 anni, certo. Ciao amici. Un po' di cuori viola, raga. Grazie amici. Datemi un sacco di cuori viola in faccia. Oh, sì. Perfetto. Molto bello. Un bel momento. Un bel momento. Bocca al lupo e grazie per essere passato. Ciao ragazzi. Ciao Fede. Tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Questo amore so che sparirà. Ora non mi muovo ma nemmeno stacco. Canto solo e faccio na na na. Ma non posso fare poi le cose. Sì, quelle che dici. Ma come possiamo fare se pensiamo come tanti amici.